Ciao a tutti! Mi sono sempre piaciuti i registratori a bobine aperte, sia quelli audio e sia le unità nastro per i computer. Vedere quelle bobine che girano, le bobine, è quasi ipnotico. Per questo ho deciso di collegare questo registratore a bobine aperte al Commodore 64. Non mi riferisco alla sezione audio, non voglio registrare la musica SID sulla bobina, cosa che ovviamente sarebbe possibile. Vorrei invece salvare un programma in BASIC su una bobina, per poi provare a ricaricarlo. Per questo esperimento utilizzo l'adattatore MP3 TUC64 che ho costruito settimana scorsa e che vi ho mostrato nel tutorial per saldatura. Con questo adattatore i programmi e i giochi del Commodore si caricano a partire da file audio, sia su smartphone che su altri dispositivi. Posso quindi utilizzare questo ingresso audio per collegarlo all'uscita del registratore a bobine. In questo modo potrei caricare dei programmi e dei giochi, eventualmente presenti su bobine, sul Commodore. Però bisogna anche mettercelo un programma su bobina per poterlo caricare. Analizzando le modalità operative dell'adattatore, si capisce che è possibile registrare gli MP3 a partire da un dataset. Io però voglio registrare un programma scritto in BASIC sul Commodore 64, per cui devo fare in modo che l'adattatore possa registrare i dati in uscita dalla porta dataset del Commodore. Ho quindi saldato un ponticello che prende i dati dal piedino 5 della porta del dataset, l'uscita dei dati VRT, e li porta fino alla sezione di registrazione dell'adattatore. In questo modo è anche possibile registrare un programma o un gioco su bobina audio. Ma le modifiche non sono finite. Ringrazio Piero Andreini, membro del gruppo Facebook, che mi ha suggerito di collegare l'ingresso remote del registratore a bobine al Commodore 64. Così il registratore a bobine può accendersi e spegnersi come fa normalmente il dataset del Commodore. Come mi ha indicato Piero, nella parte posteriore del registratore a bobine è presente un connettore che consente di mettere in pausa e riavviare il registratore. Ho quindi utilizzato un relay con un diodo di protezione, collegandolo all'uscita 3 motor della porta del dataset del Commodore 64. L'altro capo della bobina del relay va collegata a massa. Quando il Commodore 64 accende il motore del dataset, si attiva il relay esterno che comanda quindi l'accensione del registratore a bobine. Possiamo fare un paio di prove con questi comandi in BASIC. Queste istruzioni attivano il motore del dataset. Sentiamo il tester che testimonia l'attivazione del relay, mentre queste lo disattivano. Utilizzo questo vecchio connettore. Saldo quindi i fili per la porta remote del registratore a bobine. Sono i piedini 1 e 5. Nella parte posteriore del registratore a bobine è presente il connettore per l'ingresso di linea audio. È anche presente il connettore remote per attivare e disattivare il registratore. L'ingresso di linea del registratore è collegato, mediante questo cavo, all'uscita audio dell'interfaccia MP3 TUC64. La presa remote, tramite questo connettore DIN, è collegata al relay che abbiamo saldato prima. L'uscita audio delle cuffie ha il volume regolabile e si trova nella parte anteriore del registratore a bobine. Tramite questo adattatore per cuffie e questo cavo, collego l'uscita audio del registratore a bobine all'ingresso dell'interfaccia MP3 TUC64. Ed eccoci all'esperimento. Riusciremo a salvare e ricaricare i dati dal registratore a bobine? Per prima cosa, salviamo i dati al massimo del volume consentito dall'adattatore. Regolo questo trimmer al massimo. Voglio salvare questo semplice programma in BASIC. Bene, Leo mi aiuta ad impostare il registratore. Sul registratore a bobine, Leo imposta la modalità di registrazione e la pausa.
Digito il comando Save sul Commodore 64 e premo Return. Contestualmente, Leo preme Start sul registratore a bobine, tenendo premuto Rec. Ecco, sta salvando. Terminata la registrazione, il registratore a bobine si è fermato automaticamente. Ora proviamo a ricaricare il programma. Per caricare il programma, riportiamo il nastro nella posizione iniziale in cui lo abbiamo salvato. Sul Commodore io premo Shift Run Stop, mentre Leo preme Start sul registratore a bobine. La pausa rimane premuta, in modo che sia il Commodore 64 a decidere quando attivare e quando disattivare il motore tramite l'ingresso remote. Come indicato sul manuale d'uso dell'interfaccia MP3 TUC64, bisogna regolare il volume d'uscita del registratore in modo che il LED rosso sull'interfaccia si accenda in maniera stabile. Solo in questo modo abbiamo la certezza che i dati stiano passando dal registratore a Commodore 64. Ecco, il computer ha individuato la registrazione e ha messo in pausa il registratore a bobine. Sta caricando e il programma è partito! Possiamo anche interromperlo per vederne il listato. Ce l'abbiamo fatta! Bene, anche questo esperimento è terminato! Come al solito vi ricordo che nella descrizione del video lascio il link al mio sito internet dove potete trovare tutti i passaggi dell'esperimento. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.